Dopo l'anteprima di lunedì scorso con la presentazione del libro Musica e ideologia nella Francia di Debussy, questa sera inaugura la quinta edizione di Fiato al Brasile, il festival di musica faentino-brasiliana coordinato dalla Scuola di Musica Sarte e dal Dipartimento di Musica della Facoltà di Filosofia, Scienze e Lettere di Ribeiro Preto, in collaborazione con l'Accademia Alma, che ogni anno propone sinergie fra studenti e professori della Scuola Manfreda delle scuole brasiliane. Questa quinta edizione, la novità più grossa, oltre ovviamente allo scambio culturale con l'Università, il Dipartimento Musicale USP di Ribeirão Preto, è l'entrata in scena di Alma, questa associazione, questa Accademia Libera di Musica e Arte, che convoglia qua 28 alunni quest'anno selezionati, 28 alunni brasiliani che attraverso borse di studio con appoggi economici delle istituzioni, dei privati della città Ribeirão Preto, lo Stato di San Paolo, possono venire a studiare qui alla Scuola di Musica di Faenza. Che cosa vuol dire per i vostri studenti venire a Faenza e questo scambio culturale? Olha, a importância é maravilhosa, é grande. Perché você immagina. Ovviamente l'importanza è enorme, basti pensare che la maggior parte, quasi tutti i ragazzi che sono presenti qua non sono mai usciti dalla loro città, quindi non solo dal Brasile, ma proprio dalla zona dove abitano. Hanno la possibilità, attraverso questo scambio culturale, di studiare qua in Italia, a Faenza, di apprendere la cultura italiana, di imparare il percorso storico anche italiano. Dobbiamo considerare che la zona di Ribeirão Preto, lo Stato di San Paolo in particolar modo, è la zona al mondo che ha la più alta percentuale di popolazione di origine italiana, quindi per loro la conoscenza, lo scambio, essere qui in Italia ha un valore immenso. 7 i concerti in programma fino a lunedì 15 febbraio, uno al giorno a partire dall'appuntamento di stasera allo Zingarò, con l'unica eccezione di domenica, quando un primo ensemble di archi e fiati si esibirà la mattina in biblioteca per poi lasciare spazio al pomeriggio al tradizionale grande concerto al MIC. Tutti gli appuntamenti saranno a Faenza, nei centri della cultura locale. Solo venerdì ci si sposterà a Fusignano per la presentazione del CD Brasil Pra Mim. Sempre venerdì, appuntamento al Masini nel pomeriggio per conoscere i progetti di Alma fra musica e integrazione sociale. Il festival quest'anno ha avuto inoltre un doppio appuntamento in Finlandia con due concerti che hanno unito musicisti di tutte e tre le nazioni. Mentre invece da un punto di vista musicale questo scambio Brasile-Italia che cosa vuol dire? L'importanza è perché il nostro allievo faranno lezioni con docente qui, che c'è un'altra storia di lavoro con la musica, e così è troppo importante fare questa esperienza nuova, e così è troppo importante per loro. È certo che loro dovranno imparare in un'altra maniera che è diversa dai Brasili. A lei, oltre al compito della direzione artistica, anche il compito di dirigere il concerto al MIC, che tipo di concerto sarà? Concerto al MIC, dobbiamo tenere un concerto di coro con orchestra, di coro di bambini a cappella, dopo coro giovanili con orchestra ad archi, dopo un concerto di big band con un'orchestra. E per finire il gruppo Candombe che anche deve suonare lì, così penso che sarebbe un pomeriggio così pieno di musica. Federico Lega per Faenza Web TV.